La vita di Giulio è una vita molto intensa. Ha avuto dei passaggi molto molto difficili perché è nato con dei problemi gravi alla vista che poi si sono aggravati perché all'età di 4 anni ha perso il primo occhio, poi a 9 ha perso completamente la facoltà di vedere. Dunque una vita molto difficile che però lui affronta con grandissimo entusiasmo e con tanti talenti. Gli interessi che hai, Giulio, 15 anni, sono veramente tanti. Il primo è la musica e poi c'è la scherma. Io sono nato già comunque con problemi di vista. I primi 4 anni, diciamo a 4 anni, ho perso l'occhio sinistro per un'infezione. Ci vedevo soltanto all'occhio destro fino, per l'appunto, a quanti, ormai 2015, ho avuto un distacco di retina all'occhio destro che mi impedisce di vedere. Hai un carattere, una forza di carattere veramente incredibile. So che sei bravissimo a scuola, fai il prima del liceo musicale Dante qui a Firenze, suoni il pianoforte, ami la musica classica, tiri anche di scherma. Ecco, qual è tra le due la passione più forte? Io di scherma sono sempre stato un po' incostante, nel senso, la faccio ormai da quanto? 5 anni, un po' giù di lì, però ho avuto un paio di periodi di pausa. E cosa non mi è successo con la musica? Perché la musica è una di quelle cose che mi hanno fatto scegliere un po' un futuro, no? Una strada. Cioè, la musica è una di quelle cose che davvero mi piace, è una passione, è più forse di una passione. È una cosa che vorrei nel mio lavoro. E prima media ho iniziato con mio nonno che mi regalò una tastierina e io ci sonicchiavo per passare il tempo, banalmente. E mia madre mi propose di fare l'indirizzo musicale alla scuola media in cui andavo ed è stata una cosa che dopo il primo anno davvero mi ha spinto a fare sempre di più. Tra le due direi musica, ma comunque anche la scherma rappresenta qualcosa di importante perché la faccio ormai da 5 anni, è uno sport divertente, è uno sport anche che mette un po' di competitività. Che è una cosa che a me piace perché io sono un tipo molto competitivo. La cosa che ti è dispiaciuta di più è nel perdere progressivamente, diciamo, la vista, è di non poter vedere il viso delle persone. Il non poter capire esattamente come è fatta una persona ti fa sentire, non dico proprio a disagio, ma comunque ti fa strano, no? Soprattutto quando sei stato abituato per 9 anni, in un periodo in cui i bambini sono quelli che solitamente imparano le basi, no? Quando sei bambino impari una cosa, è una cosa che solitamente ti porti per molto dietro. Non vedendo il tipo di persone davanti, devi capirla caratterialmente. Ed è in realtà credo che sia un pregio, cioè una cosa che a me fa molto piacere aver sviluppato come caratteristica. Perché si capisce molto di più di una persona parlandoci, cercando di scoprire il carattere, piuttosto che vedere un po' come è vestita, vedere il suo. Cioè, son cose diversissime. Chiederti che cosa vuoi fare da grande è superfluo. Mi ritengo una persona abbastanza ambiziosa, e quindi magari mi piacerebbe. Ci sono tante cose che potrei fare con la musica. Una cosa che mi affascina particolarmente, è un settore che vorrei anche scoprire meglio, è la musicoterapia. Non c'è solo il pianoforte, anche se è il tuo strumento Principale. principale, anche il violino. Il violino, a differenza del pianoforte, no, non puoi eseguire un suono pulito, così dal nulla. Nel violino si deve premere in una posizione specifica la corda, prima di pizzicarla, quindi ci vuole più pratica. Ed è uno strumento che mi piace tanto. Io come obiettivo, ok, sempre nell'ottica di essere ambiziosi, mi piacerebbe arrivare a prendere un diploma al conservatorio, sia al pianoforte che al violino. Un'ultima domanda riguarda questo periodo, no? Che ci rende un po' tutti disabili. Qual è il problema più grande di questo periodo per te? La mancanza di un contatto diretto, di un'interazione diretta è pesante perché non sai bene come interagire all'altra persona, se no è davvero difficile. Dacci un po' un consiglio, come si fa a superare, a essere forti anche psicologicamente, un po' come tu lo sei da quando sei nato? L'unico consiglio che mi sento in diritto di dare è l'essere pazienti, nel senso è un bruttissimo periodo. Rende anche, non dico instabili, ma comunque inquieti, rende più nervosi.
il consiglio che io do è di essere pazienti, perché prima o poi deve finire. È una cosa che matematicamente prima o poi deve finire. Non è soltanto pazientare, che prima o poi ne usciremo. È una cosa che si spera e deve accadere.